Terra amara, spoiler turchi, Adnan Uzun Saliye capisce l'inganno di Atip. Le avventure della soap opera turca Terra amara proseguono con la propria messa in onda su Canale 5. Nei nuovi episodi Adnan Yaman, Omer Fethi Kampolat, e Uzun Tokun, Neva Pekuz, spariranno nel nulla, facendo prendere un grosso spavento ai loro cari. Saniye Taskin, Selin Yeninci, invece smaschererà Atip Telidere, Mehmet Polat, venendo a conoscenza che ha teso una trappola a suo marito Gaffur, Bulent Polat. L'odio di Muigan e Kimoglu, Melik e Ipekialova, verso Zuleya, Hilal Altinbilek, la spingerà a filmare un incontro segreto tra Altun e Yilmaz, Ugur Gunes, e a far avere il video incriminato a Demir, Murat Unalmis. Quest'ultimo sarà convinto che Zuleya abbia una tresca con Akaya e la costringerà a salire nella sua automobile. Dopodiché minaccerà di ucciderla. Gli abitanti della tenuta e soprattutto la madre Unkar, Vaide Persin, temeranno il peggio per la vita della fanciulla. La signora Yaman il trambusto non terrà d'occhio il nipotino Adnan mentre giocherà con la piccola Uzum. L'orfana affidata a Saniye e Gaffur. A un certo punto i due bambini spariranno. Unkar e tutti gli altri sospetteranno che potrebbe trattarsi di un rapimento, addirittura ventilerà l'ipotesi che Adnan e Uzum siano saliti nella vettura di due uomini d'affari che hanno delle mire sui terreni a Kukurova. La signora Yaman non prenderà parte alla ricerca dei bambini e aspetterà che i sequestratori chiedano un riscatto. Intanto Saniye sarà in preda alla disperazione per non essere stata in grado di badare alla figlia adottiva. Successivamente comunque Unkar e la governante faranno un sospiro di sollievo, infatti Uzum verrà trovata sana e salva vicina alla tomba della defunta madre in compagnia di Adnan, il giorno seguente i due bambini verranno riportati alla tenuta da alcuni braccianti. L'attenzione si concentrerà anche su una scoperta di Saniye sul marito Gaffur. Durante gli acquisti per la festa di fidanzamento di Gülten Taskin, Selin Jens, e Çetin Çigerci, a Rassenol. La governante scoprirà che Gaffur ha venduto il suo oro. Quest'ultimo messo alle strette vuoterà il sacco alla consorte, dicendole di aver dovuto saldare un debito a Atip. Dopo che dei malviventi gli avevano sottratto il denaro di Unkar. Grazie a delle indagini, Saniye verrà a conoscenza che in realtà a derubare Gaffur erano stati degli uomini al servizio di Telidere. La governante busserà alla porta di Naciye, Sirinuten, la moglie di Atip per ricevere delle spiegazioni. Quest'ultimo verrà tradito dalla consorte, la quale dopo aver rubato le chiavi della sua cassaforte farà avere a Saniye tutti i soldi pagati da Gaffur. Con questo gesto Naciye scatenerà la furia del marito.